Ciao a tutti amici del Branco dei Generi, io sono Noah, bentornati su Planet Zoo. Scusate se stanno mancando i video, ma questi giorni sono stanco morto, non vi preoccupate, riprenderò, e comunque se non me ne sono mai andato. Oggi siamo qui per continuare la zona asiatica, con un animale del pacchetto del sud-est asiatico, ovvero il Babi Russa. Mentre allestisco l'habitat vi invito a iscrivervi, a lasciare un commento, un mi piace e condividere il canale. E adesso, intanto che costruisco, passo i saluti. Saluto Miki, Tigre Alfa, Alean Telmiale 2000, Iota 76, Mattia Esposito, TV, Giuseppe Pioponzi, Cosimo Montelatici, Gianfranco Piolanti, 1999 Gre, Antonino Merrina, Axel, Sonic, Alessandro Folin, Donato Sannino, Andrea Bernardi, Elia Martinelli, Vincenzo De Francesco, Pedro Almeida, Joe 2856, Donato Sannino, l'ho scritto due volte, ti saluto due volte Donato Sannino, saluto anche Wen Gamer Start, The Hardvac, Cristina Neroni, Lorenzo Bella, Rica Olaru, Ale Vivolo, poi Marco Manassero, Alessandro Faccio, Riccardo Fatini, Fratini e Aurora Fratini, poi anche Frank Virgo, Adoro gli animali 09, Zebra Park, Dada Ciaccio, Account 2, Alessandro Riccioli, Sofì Greco, Giuseppe Labella e anche XX Stenex XX. Mi raccomando, se volete anche tutti gli altri avere un salutino, basta scrivere un commentino e arriva salutino. Allora, il Babi Russa non è grossissimo come animale, quindi non servirà un habitat eccessivamente grosso, però neanche un buco. Io odio gli habitat stretti, o comunque anche poco allestiti, quindi io voglio fare uno sfondo con la roccia e fare un separé di piante che li separerà da tapiri, binturong e altri animali. Il bambù, così no, così troppo preciso, dobbiamo girarlo un po', sennò sembra una roba fatta apposta, sembra una scenografia di un film. No, possiamo farlo in un altro modo. Potremmo usare dei tronchi invece, mettere una, ecco, tipo così, metterli in mezzo tra un bambù e l'altro, mettere tipo delle rocce o dei tronchi. Solo che i tronchi ce n'è solo uno, gli altri sono solo alberi, oppure sti robi qua, ma sono più pini. Vabbè, il fico che strangola, così la nostra cara Isabella è contenta. A proposito, per chi ancora non ha visto Encanto, gli consiglio di guardarlo perché è un bel film, mi ha stupito. Le canzoni sono veramente belle, anche i personaggi sono scritti abbastanza bene, spero ci sarà un sequel. Come barriera ci può stare, tanto ve lo ripeto, sono piccolini, non ci arrivano di là. L'habitat sembra piccolo ma in realtà è grosso, vedrete quando ci saranno dentro i Babi Russa che russano. Scusate per la freddura, vabbè. L'habitat dovrebbe essere... cioè, lo scheletro dell'habitat, mancano ancora tutte le strutture interne, la terra e i Babi Russa. Qua ci sono i pangolini della volta scorsa. Pure qui qualche piantina magari potrebbe starci bene, magari per coprire un po' la muraglia. Queste cose che si rompono. Iniziamo a mettere le ciotole, che i Babi Russa stanno per entrare, non vedo l'ora, dai. Intanto magari gli faccio un bel laghetto, glielo faccio qui, poi vedrò se faccio una cascata o se potrei fare una sorgente interna al laghetto, uno tipo che viene da una roccia, forse un po' troppo preciso. No, vabbè, anche qualche rago preciso ci può anche stare, basta che non siano tutti così. Eccoli qua, ecco, ve l'ho detto che l'habitat era grosso, quindi meglio di così. Che carini. Io i suini li adoro, soprattutto i potamoceri, sono i miei preferiti, potamoceri e facoceri, ma anche i cinghiali sono carini. Però anche il Babi Russa è veramente particolare. Ragazzi, dobbiamo scrivere a Planet Zoo che nel prossimo DLC vogliamo potamoceri e otocioni e i tachin e altri, ma vabbè, lasciamoli sbizzarrire, ci saranno ancora due animal pack facilmente, spero saranno animal pack. No, DLC, di roba per costruire ne abbiamo. Questi voglio vederli a scavare, chissà che carini, usare questi giochi. Che bei colori, tra l'altro, la zona mi piace come sta prendendo forma, l'ingresso della zona asiatica.
poi magari mettere un po' più di luci in modo da rendere tutto un po' più vivace. Poi certo è uno zoo, non è uno zombie park, non è la Las Vegas. Volete che costruisco uno zoo in stile Las Vegas? No, beh, se avete qualche idea su qualche stile per una stagione alternativa, ben venga. I commenti sono fatti apposta proprio per proporre idee, secondo me. E quindi benissimo se avete qualche idea. Poi nei prossimi episodi penso che farò più scene con i babi russa, almeno ve li faccio far vedere a mangiare, a giocare, a rotolarsi. Se no far tutto in questo, poi mi viene troppo lungo e poi vi addormentate. Qua una fontanella, vediamo come farla così, no. Così un po' innaturale. Oppure troppo piccola. Non so, non mi convince. Andiamo sul classico. Io direi di andare. Oh, così gliene metto tutti intorno. Non sta male. Ok, perfetto. Perfetto. Un po' troppo. Così, così è benissimo. Ok. Dove sono andati a cacciarsi i nostri amici maialini? Eccoli qua che si rotolano. Io adesso vi lascerei qualche minuto, provo ad ammirarli mentre si divertono per l'habitat, tranquilli, verrà giorno molto presto. Ci vediamo molto presto da Nomasterrani e Babirussa e il resto dello zoo, che a fine della serie dovremo salutare tutti. È tutto, ciao!